Invochiamo lo Spirito del Signore Gesù. È bene che noi fissiamo questa verità, che lo Spirito del Signore Gesù è quello Spirito stesso che il Padre ci ha dato. Il Padre ha donato al Figlio lo Spirito Santo e ha donato a noi attraverso il Figlio il medesimo Spirito Santo, per cui quello Spirito che abita in Gesù abita anche in noi. Chiediamo allora al Padre che mediante Gesù, nostro Salvatore, ci venga dato lo Spirito, ci venga dato in abbondanza, perché noi conosciamo, amiamo e osserviamo. Tre parole chiave: conoscere Dio, amare Dio, osservare Dio, cioè vivere da Dio. Aliti mia nukia manascia roiena matascien kere menanu. Onoro chi mia naiore antuaialanu. Naramana ini mia nallallarane nusseto tita more coiu. Shuana ier qualienta ma. Tutti. Nurimina nu che mi ti asciahana calaio. Shalaminti ni chiana non innere me entara tua la. Nayara nu yole nu. Alleluia, alleluia, alleluia. Maestro, dove abiti? Rabbi Pumaneis, dove rimani? Dove sei di casa? Ieri abbiamo risposto che Gesù abita nel tuo cuore, dentro di te. Entra dentro di te e là mi troverai. Vuoi essere trovato dentro di te? Perché voglio restare con te e costruire con te una storia nuova, la tua storia che canterai con me per tutta l'eternità. Una storia d'amore, perché tutti abbiamo una storia d'amore che non è quella degli uomini. Quella degli uomini è una parodia di amore, ma la storia d'amore è quella vera, quella eterna, perché l'amore è eterno, viene scritta da Dio con noi e sarà cantata dagli angeli con una rapsodia eterna per sempre. Ricostruiamo con Gesù la nostra vita.
ci vuole ricostruire per tutta l'eternità, perché ci ha chiamati ad essere santi al suo cospetto. Prodigio ti ho fatto, tu sei un prodigio del mio amore. Se crediamo questo, allora rientriamo dentro di noi e lì troveremo colui che vuole scrivere con noi la nostra vita di amore. La nostra vita non viene scritta fuori, è scritta dentro. Fuori si manifesta, ma è scritta dentro. Rabbi Humanis, maestro, dove abiti? Io abito nella Chiesa. Io abito nella tua comunità. Io abito nei poveri, nei sofferenti. Ecco una seconda risposta che lo Spirito ci dà. Tratteremo questi tre punti brevemente. Ogni punto meriterebbe un lungo sermone. Dove abiti? Abito nella Chiesa, abito nella tua comunità, abito nei poveri, nei sofferenti, là mi troverai. Uomo che cerchi, che sei alla ricerca di Dio e della verità, soltanto nella mia Chiesa mi troverai, perché è là che io annuncio la verità. Quello è il luogo dove io leggo la verità che ti rende libero. Là io divento maestro. È là che io narro le scritture, narro me stesso nelle scritture, ti interpreto le scritture. Tu sei pellegrino ad Emmaus ed io mi metto accanto a te, in mezzo a te, e ti narro le scritture. Le scritture parlano di me, io ti insegno me stesso, ma ti insegno nella Chiesa che è il pellegrino che cammina in questo mondo. Ecco, io sarò con voi sino alla consumazione del mondo. Io abito nella Chiesa e la insegno la verità. Non c'è verità fuori la Chiesa. Tutta la verità è nella Chiesa. Altrove troverai lembi di verità, perché troverai lembi di me stesso che illumino ogni uomo che viene in questo mondo. Troverai lembi del mio spirito, perché il mio spirito soffia dove vuole e tu non sai di dove viene e dove va. Ma tutta la verità è nella Chiesa. Tutta la verità la insegna il mio spirito. Vi darò il mio spirito. Egli vi insegnerà la verità tutta intera. E il mio spirito è calato nella Chiesa, e il mio spirito che vi insegna, sono io che attraverso il mio spirito continua la missione di insegnare
non c'è diversità di insegnamento. Il mio spirito continua ad insegnare quello che insegno io, perché prende del mio e ve lo annunzio. Non ci sono due maestri, il maestro sono io, ma io continuo ad insegnare attraverso il mio spirito nella Chiesa. Il magistero della Chiesa attualizza la scrittura, ti interpreta la scrittura, perché la scrittura l'ho scritto io. La scrittura sono io. Io sono la rivelazione. Sono io che sono la rivelazione nel creato. Sono io che sono la rivelazione nella scrittura. Nella bella omelia pronunziata dall'autore della cosiddetta lettera agli ebrei, che non è una lettera, è una mia omelia, ho detto molte volte in diverse maniere, Dio ha parlato attraverso i profeti, ma in questi ultimi tempi ha parlato attraverso il Figlio. Ma nei profeti sono io che parlavo attraverso il mio spirito di profezia. Sono io che rivelavo me stesso, perché la scrittura sono io. Io sono la rivelazione del Padre. E continuo a rivelarmi, ad esplicitarmi ogni giorno di più, perché voi mi comprendiate attraverso il magistero della Chiesa, dove sono io che insegno, dalla cattedra di Pietro, dalla barca di Pietro, la quale non può fallire. Gli uomini e gli inferi si accaniranno con gli errori e con i divertimenti, con gli scismi contro la mia Chiesa, ma le porte degli inferi non prevarranno. La Chiesa è indefettibile, essa è maestra di verità, perché io sono io il maestro di verità che insegna nella Chiesa. Scina la cascia, sì, fratelli e sorelle, oggi gli uomini cercano la verità, sono gli assetati di verità, gli affamati di verità. Sono venuti i tempi del profeta Osea. In quei giorni gli uomini, dice il profeta, cercheranno la parola di verità. In quei giorni io manderò la fame e la sete nel mondo e andranno in cerca. Parole di Dio. Parole di Dio, non lo troveranno. Metterò la fame e la sete, ma non troveranno la parola che disseta e che sfama. Oggi gli uomini cercano di che mangiare, di che bere. Oggi più che ieri si cerca la verità. Tutte queste sette pseudo-religiose sono l'espressione, lo sforzo dell'uomo
nella delusione di tutte le ideologie, nel fallimento di tutti i meccanismi umani, di tutti i ritrovati della scienza e della tecnica, nella delusione che la società e la religione hanno offerto agli uomini. E la ricerca della verità, la ricerca di punti fermi, e gli uomini sono alla ricerca. Tanti si lasciano prendere dall'edonismo della vita per affogare il desiderio nella verità. Tanti cercano il sensualismo, cercano il baccano per stornarsi, quasi che la fame e la sete dovessero passare con le discoteche. Ma la fame resta, la sete resta. E ci sono di quelli i quali abbandonano queste vie perverse, cercano altre vie, vie spirituali. Ecco il fiorire delle sette, che sono un raccapriccio per noi, ma sono l'indizio di quest'uomo che cerca sempre. Portate pani e fuggiaschi, dice Isaia profeta, portate un bicchiere d'acqua agli assetati nel deserto. Ma se noi vogliamo portare pani e fuggiaschi e sete agli assetati nel deserto, dobbiamo prendere dalla Chiesa o dobbiamo invitare gli uomini che sono alla ricerca di verità, alla ricerca di altre vie, ad invitare Cristo, il quale disse: io sono la via, la verità e la vita. Io sono, e non ce n'è altre. Gesù disse: io sono. Lo ribadì negli ultimi giorni della sua vita. Io sono. Chiunque cerca la verità, la via e la vita, deve venire da me. E Cristo abita nella Chiesa. Dalle onde del mare dove camminava e dove camminano tutte le barche umane alla deriva, Cristo è salito sulla barca di Pietro che non affonda, ed lì insegna ancora gli uomini. Cristo abita nella Chiesa e insegna la verità, la via della verità, la via della salvezza. Diceva il primo Papa, nella prima definizione dommatica, davanti alla Chiesa ebraica, depositaria della rivelazione: non c'è altro posto sotto la volta del cielo in cui l'uomo può trovare salvezza se non Cristo Gesù. Oggi il mondo cerca, e dobbiamo noi additare in Cristo Gesù la via della salvezza, l'unica via, l'unica verità, l'unica vita. È là che abita. E noi che abbiamo trovato la verità e la via e la vita, dobbiamo dirle ai fuggiaschi di questo mondo, agli uomini che abbiamo accanto, agli assetati e agli affamati, e nella Chiesa, che Cristo si trova, non fuori, a un assetato che tu incontri per la strada, tu che vieni dalla fonte, tu che vieni dal fiume di acqua viva,
non può dire vai là, in quella pozzanghera, vai là sulla montagna, cercala nel bosco, cercala nella fitta della boscaglia, forse troverai, tu che vieni dalla sorgente di acqua viva, dal pozzo zambillante di ho trovato l'acqua, vieni, ti darò da bere. È nella Chiesa che Cristo insegna la verità, ed è la verità che ti rende libero. Che significa libero? Ti rende uomo. Perché l'uomo è stato creato libero. Poi è venuta la schiavitù. Delle mani di Dio è uscita creatura libera. Creatura libera, capace di conoscere e amare Dio, di osservare la legge dall'amore, di porsi in dialogo con Dio. Poi è venuta la schiavitù del peccato, è venuto l'errore deviante, e l'uomo, rimanendo con la fame e con la sete di Dio, è stato incapace di trovare Dio. Per questo Gesù è venuto, per riportare gli uomini erranti nella via della verità. Egli si è fatto uomo, ha preso tutta l'umanità, la condizione umana, in se stesso. E in se stesso l'uomo diventa di nuovo libero, diventa uomo. Noi fuori di Cristo non siamo uomini. Siamo esseri umani schiavi, soltanto in Cristo, vero uomo. Immagine perfetta di Dio, il simile di Dio. Noi diventiamo uomini veri. L'uomo si realizza come uomo, in Cristo Gesù. L'uomo celeste, uomo libero, è il Cristo che ci dà la libertà. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, il peccato, la grande schiavitù, il grande errore che ha deviato l'uomo. Cristo ha tolto il peccato, l'ha fisso sulla croce, ha liberato l'uomo, l'ha reso come sé. Libero, libero di conoscere, libero di amare, libero di agire. Cristo è nella Chiesa. Nella Chiesa ti insegna la via delle verità. Nella Chiesa ti dà la forza di vivere nella verità attraverso i sacramenti. Chi è che battezza? Cristo battezza. Chi è che ti assolve dei peccati? Cristo ti assolve dei peccati. Chi è che ti dà la vita? Cristo ti dà la vita. Tu mangi Gesù quando ti accosti all'altare. Mangi Dio, perché il cibo deve essere conveniente alla natura. Il tuo corpo animale si nutre di cibo conveniente. Tu sei uomo divino, di stirpe divina. Puoi mangiare carne divina per nutrirti. Un altro cibo non può nutrire la vita divina. Tu sei di stirpe divina e ti può nutrire soltanto di Dio. Tu sei viatore e carne in questo mondo. Dio ti ha fatto carne per poterti nutrire di sé, di vita divina, perché tu vivi la vita di Dio. È per questo che Gesù resta nella Chiesa, sarò con voi sino alla consumazione del mondo.
non soltanto per insegnare, ma per darci la vita, darci la grazia, nutrirci di sé, nutrire la natura divina. È per questo che ti battezza continuamente, atto continuamente attraverso la liturgia il tuo battesimo, ti immerge nella sua passione e morte redentiva, proprio nella confessione, è là che ti immergi in sé, ti dà la vita, è nella comunione che ti riceve, ti dà se stesso, ti nutre di sé, della sua carne. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue non vedrà la morte in eterno. Tu prendi in te il pegno della vita, il pegno della gloria futura. Cristo è nella Chiesa. Nella Chiesa si santifica, oltre che ti insegna, nella Chiesa ti guida verso la salvezza. Ti guida Lui mediante il suo Spirito. Io ti do il mio Spirito, egli ti guiderà. Nella Chiesa riceviamo lo Spirito Santo, Pentecoste. Lo Spirito scese nella Chiesa e la Chiesa dimora in ciascuno dei fedeli, ma dimora nella Chiesa. Ed è la Chiesa il tabernacolo dove abita lo Spirito, ed è là che noi ci abbeveriamo delle prezze dello Spirito e amiamo. Nella Chiesa abbiamo l'amore, nella Chiesa viviamo, nella Chiesa Cristo diventa via, verità e vita. Rabbi Mumanis, maestro, dove abiti? Io abito nella tua comunità, perché questa è la chiesa dove ti ho collocato. Abito nella tua comunità. Qui, fratelli e sorelle, vogliamo entrare nella nostra comunità. Che chiesa? Una chiesa particolare, una chiesa domestica, ma chiesa vera, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Qui, dove noi siamo, abita Gesù. Questa è la comunità di Gesù. Tutti siamo in Lui, il che comporta che tutti siamo insegnati da Lui, nutriti da Lui, un suo corpo con Lui e tra di noi siamo membra gli uni degli altri. È la grande verità. Fratelli e sorelle, qui una parola tra di noi ce la possiamo dire. Ecco perché ho voluto che proprio in questo luogo bello, dove Cristo tante volte ha parlato ed operato, è qui che dobbiamo ritrovarci come comunità carismatica. La comunità segnata dal sigillo dello Spirito. Una comunità che prega, una comunità che si ama, una comunità che opera, opera prodigi. Questa è la comunità dei figli di Dio, la nostra comunità carismatica. Una comunità che prega, dove tutti pregano mediante lo Spirito, perché siamo stati sigillati
L'effusione segna un sigillo dentro di noi. E sì, il sigillo battesimale, ma è un sigillo battesimale rinnovato. Un sigillo battesimale così che riceve una nuova forza. Siamo degli effusionati, non dimentichiamolo. Possediamo lo Spirito di Cristo che ci fa pregare, ci mette la cognizione di Dio e l'amore di Dio, perché senza conoscenze di Dio, senza amore di Dio, non si può pregare. Una comunità orante. E quando preghiamo è Cristo che prega in noi. E siamo noi che preghiamo in Cristo. Dobbiamo rinnovare la preghiera nella nostra comunità. Ma dobbiamo rinnovare l'amore nella nostra comunità. L'amore vicendevole. Dobbiamo ristabilire l'unità. Chi separa il corpo di Cristo, dice Giovanni, anatema, si è scomunicato che divide la comunità. La comunità è una, si raduna attorno a Cristo, ma è governata da Cristo attraverso gli strumenti che egli sceglie. Ecco allora le prerogative di una comunità carismatica. Oggi il rinnovamento tende a diventare comunità. In molte nazioni esistono soltanto comunità, perché là si conserva meglio lo spirito del rinnovamento. In Italia si tende, per conservare lo spirito del rinnovamento, a formare comunità, comunità carismatiche. Ma nei gruppi si vuole introdurre lo spirito della comunità, perché se non c'è lo spirito della comunità, i gruppi si sgretolano, perdono la preghiera, perdono l'amore, perdono se stessi. Una comunità orante, una comunità carismatica, la nostra comunità, si regge su 4 punti. Primo punto, la povertà. E comunità dei figli di Dio. Spirito di povertà. La povertà evangelica, non tanto la povertà materiale, quanto lo spirito di povertà che Cristo volle per sé, volle per gli apostoli, volle per i suoi seguaci. Chi è attaccato al denaro non può essere mio discepolo. Gesù rimandò il ricco, il giovane ricco, che era buono, bello, pulito, che Gesù amava, ma era attaccato alle ricchezze. Non può essere mio discepolo. Chi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Lo spirito di povertà è il distacco dalle cose. Vivere lo spirito di povertà che si manifesta esteriormente nel modo di vestire, nel modo di mangiare, nel modo di essere. Siamo dei poveri, siamo gli anavimmi di Dio, e sugli umili e sui poveri che io volgo il mio sguardo. Questo è il resto di Israele. Noi siamo il resto di Israele.
e siamo dei poveri. Questo è il primo caposaldo. Quando abbiamo una caramella, devo andare a tenere una conferenza lontano. Non so come devo fare, ma lo Spirito del Signore mi aiuterà, non questo no. E no, no, non sono queste, sono quelle mie. Voi non avete. Me le regala, come si chiama? Me le regala. Yolanda, che me le porta sempre. E poi me le regala, come si chiama? Tra parentesi, continuiamo. Seconda caposaldo della nostra comunità: la sottomissione reciproca. E che significa? A governare c'è uno solo governo. Nella nostra comunità c'è il pastorale. Chi non è col pastorale, che forma una sola persona morale, e che è Cristo, non è nella comunità. Va contro la comunità, mina l'essere della comunità, scompagina la comunità. O si è con il pastorale o si è fuori dalla comunità. Chi non è con me disperde. Questo dovete ricordarlo. Tutto il pastorale forma una sola persona. Ed è Cristo che attraverso questa persona regge la sua comunità. Chi si mette anche contro uno solo del pastorale, o tenta di dividere il pastorale, commette il peccato di abominio, di cui parla la Scrittura. Per cui unione a coloro che reggono la comunità nel nome di Cristo. Questo significa vivere di fede. Ma sa, quello non mi piace, quello... Poco importa, o ti piace o non ti piace. Perorai questo pastorale, perorai questo governo, dice l'Apostolo, obbedite anche ai governatori discoli, perché ogni autorità viene da Dio. Ma sa, è così, così, così. Poco importa. Pastorale forma un'unica persona, una sola. Guai che la divide, questa persona. Commette un peccato d'abominio e deve essere espunto, come comanda il Signore, perché attenta alla vita della comunità. Il Signore comanda di rompere i rapporti, ce l'ha comandato, con chi divide la comunità. Oltre a questo poi c'è la sottomissione reciproca. Ognuno deve essere sottomesso al fratello nell'esercizio del suo ministero. La mutua sottomissione. È inconcepibile che due siano in alterco. Devono essere in comunione, sottomettendoci gli uni agli altri, non facendo ognuno per conto proprio, non facendo comunella. Tutto questo è contro Cristo. Dio non lo vuole.
Terzo caposaldo, il perdono permanente, che significa che ci dobbiamo perdonare gli uni gli altri permanentemente, essere in perdono. È inconcepibile in una comunità carismatica che ci sia uno che non perdoni il fratello. Quell'uno se ne vada fuori, perché inquina la comunità. Qui siamo in una comunità di perdonati, di persone che si perdonano a vicenda e vivono il perdono, lo vivono giorno per giorno. Qui, anziché portare lo stemma, la colomba, portiamo questa parola, perdono permanente. Quella colomba significa perdono permanente. Non ci può essere rancore nel cuore. Non ci sia, possono essere parole contro il fratello, contro la sorella. Ci può essere un momento. La debolezza umana ci può essere, ci sarà sicuramente, ma non tramonti il sole sopra la tua ira. Alla sera bisogna andare a letto con la pace nel cuore e la pace tra di noi. Chi se la sente resta, chi non se la sente comanda il Signore, vada fuori. E comanda del Signore, che ce l'ha ripetuta anche in questi giorni. Chi non si sente di essere in perdono permanente, vada fuori, resti fuori, e non rischiatevi a portarlo dentro, perché portereste la rovina, l'esca, il male, il veleno che inquina la comunità. Quarto caposaldo, il servizio. Il servizio vicendevole. Siamo servi gli uni degli altri. Dobbiamo servirci. C'è un servizio spirituale che nelle comunità vere si manifesta con il fratello di sostegno. Cioè, oltre gli organi costituiti, c'è un fratello che sostiene l'altro fratello, una sorella che sostiene un'altra sorella, e il pastorale che assegna il fratello di sostegno, la sorella di sostegno, la quale o il quale prega per il suo sostenuto, lo guida, lo controlla, vede se persevera, se cammina nello spirito, in modo da aiutarlo a camminare nello spirito, a svilupparsi nella vita dello spirito. E anche il superiore, anche il responsabile, anche il coordinatore, anche tutti i membri del pastorale hanno il loro fratello di sostegno, che controlli la sua vita interiore, il suo cammino, e lo aiuti a camminare. Questo è il servizio spirituale che ci dobbiamo rendere gli uni gli altri, in modo che ci sia Cristo in mezzo a noi come norma su cui specchiarci. E ogni fratello aiuti il fratello, lo edifichi, perché dobbiamo lavorare per l'edificazione comune, perché siamo il Tempio del Signore, il corpo di Cristo, e che ci dobbiamo edificare. Edificarci gli uni gli altri,
quando la comunità si regge su questi presupposti, diventa una comunità veramente carismatica, la comunità dei figli di Dio. Rabbi ubi manis, dove abite? Nella tua comunità, è lì che mi troverai. Terzo punto. Rabbi Fumaneis, maestro, dove abiti? Cristo ti risponde: io ero malato e tu sei venuto a visitarmi. Io ero ignudo, ero povero, e sei venuto a trovarmi. Ecco, Gesù abita in ciascuno di noi. Vuoi trovare Cristo? Trovalo nel fratello. Però nel fratello che soffre, perché la sofferenza è il sigillo di Cristo. Nei sofferenti troverai Cristo. Nel servizio ai sofferenti noi serviamo Cristo. Questa è una comunità fortunata. Noi tutti soffriamo. Aiutiamoci a vicenda. Aiutiamo Cristo. Ma qui vengono tanti sofferenti nell'anima e nel corpo. Sono Cristi crocifissi che vengono a noi. Dobbiamo riconoscerli. Dobbiamo amarli e dobbiamo aiutarli. Se noi vedessimo Cristo in ogni sofferente che entra qui, la nostra comunità sarebbe ben diversa. Se noi ci inginocchiassimo davanti ad ogni sofferente che viene per lavare i piedi, con lo Spirito di Cristo, quanta benedizione di Dio ci sarebbe. Noi siamo i benedetti di Dio perché accogliamo i poveri, accogliamo i sofferenti, però il Signore vuole un servizio migliore reso a Lui, nella visione di Lui, presente in ogni sofferente. Dobbiamo aprire gli occhi, aprire il cuore, prima di stendere le mani. E quando stendiamo le mani, quelle mani bisogna stenderle in ginocchio, non far calare il povero sofferente e imporgli le mani, no. Ma tendere le mani, lavare i piedi ai nostri cari sofferenti. Con lo Spirito di Cristo, servirle, deve giocare il cuore, debbono giocare gli occhi, il cuore per amare, gli occhi per riconoscere e le mani per medicare. Ecco dove abita Cristo. E nell'ultimo giorno saremo giudicati sulla presenza di Cristo. Sulla presenza di Cristo dentro di noi, sulla presenza di Cristo nella Chiesa, sulla presenza di Cristo nella comunità, sulla presenza di Cristo nei singoli fedeli, soprattutto nei sofferenti e nei bambini, perché di essi è il Regno dei Cieli. Il Regno dei Cieli è dei poveri e dei bambini. E se non diventiamo poveri e bambini, non entreremo mai. Ma questo lo vedremo domani, nella dimensione scatologica, per vedere dove abita Cristo.
Cristo abita in cielo, ma lo vedremo domani. E bisogna raggiungerlo. O diventando bambini, o diventando poveri. Perché dei poveri di spirito è il regno dei cieli. Diventando perseguitati, perché dei perseguitati è il regno dei cieli. Diventando bambini, perché dei bambini è il regno dei cieli. Altre vie non ce ne sono. Non lo vedremo domani. Per ora siamo pellegrini in questo mondo e sappiamo dove trovare Gesù. Ieri l'abbiamo trovato dentro il nostro cuore. Egli toglie il peccato del mondo. Oggi lo troviamo nella Chiesa, nella comunità, nei poveri che sono in mezzo a noi. Amen. Oggi siamo andati dal Cardinale e ci ha benedetto, ci ha dato delle belle istruzioni, la guida, e noi vogliamo essere guidati dalla Chiesa, perché nella Chiesa Cristo ci guida attraverso coloro che ha posto nella Chiesa come vescovi. Saremo docili ai suoi insegnamenti, ai suoi indirizzi, ma noi conserveremo lo Spirito, perché c'è lo Spirito che ci guida interiormente, il quale Spirito non può essere in contraddizione con lo Spirito che abita in coloro che è messo a reggere la Chiesa. Si tratta di concordare la vita nello Spirito con la vita che è ecclesiale, e questo noi lo faremo assiduamente secondo gli insegnamenti che ci vengono dallo Spirito stesso. Intanto ricevete la sua benedizione. Adesso un po' di preghiera, un minuto, un bel canto, e poi faremo la riflessione in preghiera su quello che è stato detto. Signore Gesù, tu vivi nella tua Chiesa una santa e cattolica. Fa che io ti riconosca nel Papa, nel Vescovo, nel Presbitero unito al Vescovo, fa che io segua la dottrina della Chiesa, dove tu continui ad insegnare. Fa che io traggo dalla Chiesa, attraverso i sacramenti, la vita di ogni giorno. Fa che io rinnovi nella Chiesa il mio battesimo. Ti chiedo, Signore, di lavarmi oggi giorno nel lavacro della penitenza. Ti chiedo, Signore, di nutrirmi di te nell'Eucaristia. Signore, io voglio essere unito all'autorità della Chiesa, al Papa, al Vescovo, ai presbiteri. Voglio fomentare l'unione nella Chiesa con tutti i miei fratelli. O Gesù che abita nella Chiesa, dammi il tuo spirito, che è spirito di conoscenza, di amore e di unità. O Gesù, tu abiti nella mia comunità,
Tu mi hai collocato in questa comunità. Io sono nato in questa comunità. Tu vuoi che io cresca in questa comunità. Fa che io sia portatore di amore ed unione tra i fratelli. Fa che io lavori per l'unione dentro questa comunità e viva sottomesso a quelli che governano questa comunità nel tuo nome, a chi coltivi la sottomissione verso ciascuno dei miei fratelli nell'esercizio del suo ministero, a chi io con la preghiera, il servizio, l'amore, coopere alla crescita della comunità dove tu mi hai collocato. Fa che io costruisca con te e con gli altri la mia comunità. Fa che io evito qualsiasi divisione e non mi associo con quelli che operano divisioni. O Gesù, che vive nei poveri e nei sofferenti, fa che io ti riconosca nei poveri e nei sofferenti. E ti serva nei poveri e nei sofferenti. Dammi la luce della fede. Dammi la visione tua. Il cuore tuo, perché io possa vedere te, amare te, servire te nei sofferenti. Tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati d'affetto fraterno, misericordiosi, umili. Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma al contrario rispondete benedicendo, perché a questo siete stati chiamati, per avere in eredità la benedizione. Infatti, chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra da parole d'inganno. Eviti il male e facci il bene. Cerchi la pace e la segua, perché gli occhi del Signore sono sopra i giusti e le sue orecchie sono attente alle loro preghiere, ma il volto del Signore è contro coloro che fanno il male. Grazie, Signore, di questa tua parola, che è una parola sempre opportuna, perché la tua parola è verità, la tua parola ci corregge, la tua parola ci nutre e ci cresce. La tua parola dirada le tenebre, ci disinganna, semmai ci ingannassimo per parole bugiarde dette da altre. La tua parola è sempre bocca di verità. Lode e gloria a te, Signore.